genere, insomma, penso che tutti si aspettassero che la dirigenza dicesse una parola. Ma perché per consuetudine interviene sempre il presidente, per cui io non, o intervengono, diciamo, i vicepresidenti, e quindi io non sono mai intervenuto né quando abbiamo vinto né quando abbiamo perso dopo una partita, perché come ho sempre detto, dopo la partita non si è mai lucidi. E siccome ieri il presidente non è intervenuto, come vedete sono qua io questa mattina, ma il motivo è semplicemente un motivo di prassi, né più né meno, perché la faccia sono qua che ce la metto in questo momento. Senta, il discorso delle energie mentali, allora ci dobbiamo spaventare, perché adesso ci sono tre partite così vicine con problemi fisici e tante energie consumate, che se poi queste energie consumate si tramutano anche in sconfitte, immagino valgano doppio come energie consumate. Cos'è che potrà essere la molla che può far scattare qualcosa? Perché è una situazione ancora più difficile se questo è il quadro. Certo, ci siamo già confrontati questa mattina, io per esempio ho già parlato alla squadra, da tempo non lo facevo, l'allenatore sta ancora parlando con la squadra, dobbiamo cercare di... Poi non è che ci parliamo solo in questi momenti, diciamo, abbiamo la fortuna di essere un gruppo di persone che attraverso il dialogo ha superato tanti ostacoli. Non pensiate che prima di andare a Verona il clima fosse migliore di quello che abbiamo oggi. A Verona abbiamo vinto, per cui non pensiate che prima della Juve Stabia il clima fosse migliore di oggi. Là siamo riusciti a trovarci tutti uniti, ieri qualche pecorella smarrita l'abbiamo avuta in campo. Quindi noi, come in tutte le famiglie, ci siamo raccolti, ci stiamo raccogliendo, lavoriamo e sappiamo di avere un debito nei confronti della nostra tifoseria e della nostra proprietà, e quindi dobbiamo cercare di ripagarlo col massimo dell'impegno e andando a recuperare quelle energie che siamo in grado di recuperare. Non sottolineando un aspetto, andiamo a giocare a Bari, una partita molto difficile contro una squadra che sta bene fisicamente e mentalmente, per cui... Però noi siamo il Padova, voglio dire, quindi dobbiamo non avere sudditanza, abbiamo le qualità e le capacità, se siamo concentrati e stiamo bene, di poter fare il risultato su qualsiasi campo. Sbagliamo se pensiamo che questa situazione stia provocando magari qualche attrito anche all'interno della Unicom. Noi sappiamo che qualche settimana fa c'era stato anche un piccolo litigio tra lei, Cestaro, il figlio Puccini. No, io dei litigi non ho mai fatti con nessuno, come anche leggo tante cose, mi sembra di leggere Topolino delle volte. No, io litigi personalmente non ho con nessuno, perché per fortuna siamo tutte persone che si stimano. Prima di tutto viene la stima, col presidente, con Lorenzo, Cestaro, con Puccini, quindi non ci siamo mai, anzi, siamo qua a dire che siamo tutti uniti ad andare avanti, quindi ecco perché siamo stati in silenzio stampa, perché intorno a noi girano tante cose che purtroppo a noi danno fastidio, sono tipiche di una situazione che per me è abbastanza inconsueta, perché sono tanti anni che sono nel calcio e non mi è mai successo, però accettiamo anche questo, non è che possiamo non accettarlo, non lo condividiamo ma lo accettiamo, no, non c'è stato niente, anzi io sono un uomo unico. Devo dire che ho la grande soddisfazione di godere della stima di tutti. E se ho stima io, i miei uomini ce l'hanno conseguentemente. Ma quando finirà questo silenzio stampa, che ha risultati visti, sembra che sia stato più controproducente che altro? No, non è stato controproducente, perché sono venuti soprattutto dei risultati in un momento molto difficile. Oggi è difficile perché non sono arrivati i risultati, ma vi posso assicurare che a livello mentale il momento più difficile è stato un mese fa, per tutti. Ma io penso che siamo qua che parliamo, io spero che domani possa parlare anche l'allenatore, è più un discorso tra la squadra e il tecnico, cioè la società ritengo che sia disponibile a riniziare a parlare, sono qua che parlo e sicuramente domani penso che anche l'allenatore potrà venire a parlare con voi. Mesi fa si riferisce all'intervista a Cestaro? Sì, da lì sono partite un po' tutte le tensioni e... ma non col presidente, ripeto, in generale, per cui, ma poi da lì sono partite tutta una serie di situazioni che, meno male che eravamo in silenzio stampa. Senta, è un discorso che ha fatto, ne aveva parlato anche Settiana, adesso Iori è un affaticamento, però è l'ennesimo in un lungo elenco di giocatori, sì, con problemi muscolari, ma alla fine vi siete dati un'ispirazione? Sì, sì, ce la siamo data, certo, anche perché i veri infortuni muscolari sono stati due.
sono stati Iori e Bonazzoli. Iori speriamo di recuperarlo addirittura per la partita col Modena, poi vediamo, insomma. Gli altri sono stati tutti incidenti di gioco, che hanno avuto alcuni riverbero sulla struttura ossea dei giocatori, vedi Renzetti, e altri sul problema muscolare. Allora, veniamo al discorso. Edoardo ha avuto un problema di primo grado sul flessore dopo una ginocchiata al muscolo. Piccini si è infortunato dopo un contrasto all'ultimo minuto ad Empoli. Vantaggiato si è infortunato la seconda volta dopo aver ricevuto un calcio nel flessore nella partita con Juve Stadio. Quindi di fatto i veri incidenti muscolari sono due. Quindi due. Babacar si è fatto male in settembre, sì. Sì. Galli e Piccioni sono fermi da quando ancora c'era il vecchio allenatore. E quindi purtroppo ci sta che in una rosa di tanti giocatori ci siano 4-5 incidenti muscolari. Purtroppo si sono concentrati anche questi incidenti, perché non dimentichiamo che Renzetti è un altro problema che arriva da una ginocchiata all'osso sacro. Diciamo che la fortuna non è stata proprio dalla nostra parte quest'anno, e quindi, però la fortuna, come ho detto prima, non deve diventare un alibi. Dobbiamo essere noi a far girare questo vento e far sì che questi episodi si ripetano sempre di meno, e che comunque, anche se capitano, noi siamo più forti anche di queste sfortune.